Ciao a tutti ragazzi e bentornati alle news della settimana, partiamo subito. Prima notizia, PlayStation 4 Neo. Ecco il nome in codice della vecchia PS4K, PS4.5, eccetera, eccetera. Il nome sarebbe questo, è stata confermata da più fondi, Digital Foundry, utenti Reddit, eccetera, eccetera, quindi la console esiste e ne sapremo sicuramente qualcosa durante le tre. Secondo alcuni, oltre ad avere il nome in codice Neo, questa console avrebbe una modalità dedicata che nel momento in cui praticamente noi inseriamo il dischetto del gioco della PlayStation 4 ci farà selezionare la modalità standard o modalità Neo, in modo da avere frame rates più stabile, risoluzione più elevata e illuminazioni diverse. Non mi veniva. Oltre a questa modalità, secondo Sony, secondo molti, Sony avrebbe imposto il limite di 1080p e 60 frame rates per tutti i giochi, quindi quelli gli sviluppatori li devono ottenere con quella nuova console, ma non ci saranno esclusive. Leggo qui, non ci saranno esclusive, sì. Quindi Sony continuerà a supportare PlayStation 4 nello stesso modo di PlayStation 5. Voci recentissime di ieri dicono che secondo alcuni questa nuova macchina non avrà il supporto ottico, quindi niente lettore Blu-ray per PlayStation 4 Neo, si vocifera, questo è molto più rumore, non è stato confermato da nessuno, quindi. Però qualora fosse vero, secondo me questa console sarà destinata a fallire miseramente, aggiungo io, perché io sono sempre per il lettore ottico, tipo guardare un film in Blu-ray eccetera eccetera, quindi vabbè, aspettiamo le tre per saperne di più. Finalmente nuove informazioni su Red Dead Redemption 2. In settimana è uscita una mappa leakata che mostrerebbe appunto il paesaggio del nuovo Max Cave di casa Rockstar. Una mappa enorme che potete vedere qui sulla sinistra, sulla destra, scusate, io giro il video e quindi mi giro a sinistra ma il video è a destra, che mostrerebbe addirittura una sezione in basso sulla destra, piccolina, la vecchia mappa di Red Dead Redemption. Infatti se leggete bene c'è scritto Manzanita Post, quindi ci saranno sicuramente dei riferimenti al vecchio Red Dead e magari non lo sappiamo, o continuerà il gioco il figlio di John Marston, quindi chissà. Innanzitutto prendiamo questa mappa come un rumors, però sembra abbastanza valida vedendo soprattutto la vecchia Manzanita Post che coincide, cioè la vecchia parte superiore della mappa di Red Dead Redemption che coincide con la parte inferiore della nuova mappa. Aspettiamo, ma a quanto pare potrebbe essere già annunciato durante le 3 del 2016, quindi tra poco più di due mesetti. E From Software di Dark Souls, la serie famosa diventata con Dark Souls, Demon Souls e Bloodborne, sta avendo non pochi problemi con i ban dei giocatori su PC. Infatti per combattere la pirateria si sta ritrovando questa grossa magagna tra le mani, perché sembra che moltissimi utenti PC siano stati bannati senza motivo. Infatti c'è già un post su Reddit che è diventato molto molto caldo, dove la gente si lamenta per via di questi ban, e From Software ha fatto sapere di essere al lavoro su una risoluzione di questo problema, diciamo. I rumors legati a PlayStation 4 Neo sono prettamente legati alle esclusive di casa Sony. Infatti si è vociferato che Horizon Zero Dawn possa essere rinviato nel primo trimestre del 2017. E il motivo sicuramente per renderlo compatibile con la nuova console, e questo mi fa girare non poco i maroni. Sì, sarà sicuramente più bello in 4K, sempre parliamo di 4K upscalato, non nativo, quindi non sarà mai nativo, perché una console, una macchina non può costare mai 399€ ed offrirti un 4K nativo, almeno che io sappia. Quindi si parla di questo possibile rinvio che farà incazzare, diciamo non poco, gli utenti PlayStation 4 normali, che io spero sempre boicottino questa nuova console. E io ve lo dico da sonaro, perché se noi lasciamo passare a Sony questa console, noi ci ritroveremo ogni generazione hardware sempre migliorato e non avremo più la sicurezza di avere 7 anni
di tranquillità con una generazione di console. Comunque, passiamo alla prossima notizia. La prossima notizia è ancora riguardo a Dark Souls. È stata aperta una campagna su Kickstarter per raggiungere una soglia, una quota di appunto fondi per avviare la produzione di un gioco da tavolo Dark Souls. Quindi ci ritroveremo, vi ritroverete, io non lo faccio mai, però chi di voi bestemmia, spero che non lo facciate perché è una cosa sbagliata, magari dite brutte parole ma non bestemmiate, vi ritroverete in questo caso a inveire contro la vostra tavola. La campagna Kickstarter è stato un successo ed è stata completata in 3 minuti e ad oggi si è superato il milione di dollari, quindi a breve avremo le prime notizie su costi e su distribuzione di questo nuovo gioco da tavola su Dark Souls 1, 2 e 3 presumo. Square Enix ha annunciato che produrrà altre 10.000 copie della Collector Edition di Final Fantasy XV. Quindi, chi di voi non è arrivato a prenotare questa fantastica Collector Edition che include un casino di roba, lo vedete qui in alto a destra, e potrà avere una chance di recuperarla in futuro appena Square Enix renderà disponibile l'acquisto di queste 10.000 copie della Collector Edition. Io da collezionista sono abbastanza incacchiato perché nel momento in cui noi abbiamo una collector veramente limitata, per fare soldi ne producono altre. E questa è la triste storia. Non esistono più collector numerate, non esistono più collector veramente limitate, a meno che tu non spenda 500-600 euro collector, avrai una collector che puoi trovare tranquillamente nel mercato, stile Assassin's Creed, che le limited, una volta le statuette le trovavi solamente nelle limited, adesso le vendono a 39,90 su Ubisoft. Passiamo alla prossima notizia. Sony ha annunciato che potrebbe e quasi sicuramente farà, aumenterà il livello di sicurezza delle console di casa Sony. Come? Attraverso un doppio login. Cosa abbastanza squallida se pensiamo che diciamo il doppio login consista nel mettere email, password e poi un codice che arriverà tramite SMS al telefono, molto probabilmente. Diciamo questo stile qui è il doppio login, però è una rottura di maroni perché ognuno ogni volta che si logga la console deve fare sempre questa verifica, mettiamo caso ci vuole stare solamente 15 minuti, è un po' una rottura di scatole fare ogni 15 minuti il doppio login. Passiamo alla prossima notizia. Secondo Yoshida, in una recente intervista, PlayStation 5 non è così scontata secondo lui, perché si parla di se e non di quando arriverà questa console. Infatti, se il lato positivo, se dobbiamo cogliere un lato positivo di questa PlayStation 4 Neo, se uscirà, è che prolungherà di qualche anno la permanenza di PS4 come console, diciamo, top di casa Sony, per via del nuovo hardware migliorato. Magari sì, gli utenti PS4 avranno qualcosa in meno, ma avranno sempre qualcosa, perché appunto Sony, in base a quanto si è vociferato, non farà esclusive, quindi tutto quello che esce su PlayStation 4 Neo uscirà anche su PlayStation 4. Per questo ribadisco, voi votiamo PlayStation 4 Neo. E se siete tra i pochi fortunati che avete disponibilità economiche illimitate, non prendetela a mare, ma non tutti possiamo permetterci una console ogni 3 anni. Penultima notizia, Rocket League, è stata annunciata la modalità basket qualche settimana fa. Ebbene sì, questa settimana finalmente arriverà la nuova modalità che rinnoverà il gameplay di questo titolone che mi ha fatto impazzire quest'anno e che è stato il gioco sportivo dell'anno, è fantastico. In settimana è stato annunciato anche che arriverà gratuitamente l'antennina di The Witcher 3, in quanto eletto miglior gioco dell'anno, miglior gioco del secolo, miglior gioco del millennio, miglior gioco del pianeta Terra. eccetera eccetera, quindi avremo una nuova modalità e nuovi contenuti sicuramente in arrivo con questa modalità. È totalmente gratuita la modalità basket, in base a quello che si è detto. Ultima, buttiamo come di consueto la nostra pagina. Ultima notizia, qual era la notizia? Lo sono dimenticato, no sto scherzando. Purtroppo Microsoft ha annunciato il termine di produzione delle console Xbox 360. Ahimè, la vecchia ammiraglia di casa Microsoft ci ha salutati.
Quindi quelle che troverete in negozio, badate, sono fino a esaurimento scorte. Non venite a dirmi da domani, oh ma io l'ho vista in negozio, perché termina la produzione. Quindi tutte quelle che sono già state prodotte, che sono nei magazzini, andranno vendute. Quindi noi vedremo Xbox 360 sul mercato ancora per qualche mese, se non qualche anno, entro un annetto ancora le troveremo. Come è stato tra l'altro con PlayStation 3, che ancora si trovano tranquillamente in negozio. Ok ragazzi, le news della settimana finiscono qui. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, più delle altre, meno delle altre, vi ho fatto schifo, vi è piaciuta, non lo so. Però vi invito ad iscrivervi al canale se non siete iscritti. Vi invito a iscrivervi alla pagina, per favore. Anzi, se c'è qualcuno di voi che voglia collaborare con me come moderatore della pagina per farla crescere, cioè, sapete, su Facebook non ci sono introiti, quindi io lo faccio solamente per avviare una community, per pubblicare meme, per ridere e per ampliare la nostra conoscenza videoludica e non, perché se volete non è solamente videoludica. E quindi se c'è qualcuno si faccia avanti, se qualcuno ha un'idea su come ampliare questa pagina, come ampliare la quantità di membri, visto che siamo 60 contro 800 iscritti del canale, e se solo ci fosse il 50% sulla pagina già la pagina crescerebbe. Fatemi sapere ragazzi, mi raccomando, lasciate qualcosa sui commenti, fatemi sapere se qualche news della settimana vi è piaciuta, al solito. E niente, ci vediamo prossima settimana con le news della settimana e vediamo se riesco a pubblicare qualcosa in settimana diversa dalle news. Purtroppo i giochi mancano, sto giocando io a Dark Souls 2 in attesa di iniziare Dark Souls 3. Quindi per adesso mancano i contenuti. In arrivo Uncharted 4, quindi sicuro su Uncharted 4 ci farò dei gameplay. Ancora una volta vi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.